Bella per tutti e bentornati su Cucinando per te quando me va. Perché ormai è diventata una rubrica quando me la defalla. Uno perché non sono capace a cucinare, due perché fa un caldo che qua dentro soltanto un ifrit e li riesco alla staccia. Cioè, è una cosa impossibile. Comunque, che famo oggi? Oggi facciamo, come avrete letto nel titolo, quindi non è una sorpresa, l'ennesima cheesecake. Che stiamo a quota 3, che famo una fama alla quarta. Però ci stanno due modifiche. Uno è la prima che facciamo con il biscotto, perché l'abbiamo sempre fatta senza biscotto perché a qualcuno non gli piace. Però ho detto: senti, la dobbiamo rifare almeno una famola diversa, aggiungiamo il biscotto. Quindi è quella proprio newyorkese para para. In più, per l'ennesima volta proviamo a sfruttare sta fry. Vediamo un po'. A sto giro, questo è un esperimento folle, perché non lo so come può venire. Ci proviamo a fare la cheesecake nella fry e vediamo che esce fuori. Comunque, detto questo, per essere più veloce. Andiamo a vedere che ci serve, va. Allora, eccoci qua sul piano del lavoro con ingredienti, ma prima di vedere che già se lo sapete, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete questi video, un like se vi fa piacere e vi piacciono, e attivate questa benedetta campanellina, forse almeno saprete quando escono i prossimi video. Ciao Giorgino, voi non lo vedete, ma è arrivato Giorgino. Detto questo, allora, per fare la cheesecake col biscotto, innanzitutto servono i biscotti. Tac, vedo solo. Che biscotti abbiamo usato? Abbiamo usato questi qua. Sono biscotti normalissimi, ai cereali però, croccanti. Vi posso dire che sono croccantissimi. Normalmente si usano i cosi, i digestive, quelli all'americana. Quindi adesso che questa cosa non ci serve più perché già ce l'abbiamo, come vedete, belli, belli frullati, belli fini, 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 fini. Quindi se c'è un frullatore, un mixer, qualcosa, fatelo perché fatte a mano non è proprio la stessa cosa. Del burro fuso, circa 30 grammi di burro, più o meno all'incirca, che metteremo appunto nel biscotto per amalgamarlo e poi andremo a mettere la nostra formina deformata, perché le cose con me o le famo male o ne le famo per niente, quindi faccio un casino su sto tavolo che potete capire. Dello zucchero a velo, avanzava da un panettone, da un pandoro, ecco, tiratelo fuori, non vi piaceva sul pandoro, ma qua vi piacerà. Perché? Perché ci serve da mettere lo zucchero a velo insieme alle uova, un rosso e uno intero, a del limone, che sembrava vino bianco, ma in realtà è succo di limone, formaggio, e noi ci aggiungiamo, oltre, invece di fare due formaggi spalmabili, un formaggio e un mascarpone, ma è tutto un pochino ridotto per via della quantità. Normalmente, se vedete gli altri video, andate a vedere, erano un po' diversi. Però per questo, ricapitoliamo, formaggio e mascarpone, della panna da Quanta montare, grama sono? sono 200 grammi di formaggio fresco, 250 di mascarpone, una confezione di panna, due uova di cui uno solo il rosso e uno intero, del limone così fa una acidi la panna, una confezione di biscotti che erano da 250 grammi, 30 grammi di burro e abbiamo finito. Quindi innanzitutto che famo? Partiamo. Si vede il regista? Si vede benissimo. Perfetto, quindi burro insieme ai biscotti e il burro ci saluta. E adesso andiamo a amalgamare con il nostro cucchiaio, spatola, quello che c'avete, americana, quello che volete, se c'è una cosa con stucco. L'importante è che praticamente il biscotto diventa bagnato, perché quello ci serve. Quindi, nel tentativo di non buttarlo per terra, che in teoria ci serve dentro la cosa, dentro lo stampino per terra, risulta un po' problematico poi l'utilizzo. Eccoci qua, vedete, un attimo, è già diventato tutto bello scuro, quindi tutto bagnato. Adesso non facciamo altro che ce lo prendiamo e ce lo cominciamo a portare dentro la terrina e lo schiacciamo perché deve diventare appunto una base omogenea, diciamo, come vorremmo chiamare. Quindi senza lasciare buchi sotto, altrimenti il nostro formaggio o ritroviamo sotto nella formina. Mettiamo a mente tutto il resto. Senta, facciamo così, se rivediamo quando ho finito, perché tanto sennò qui continua a essere tutto uguale. Comunque, vedete? Deve essere così, più omogeneo, ma dopo lo faccio vedere e lo mettiamo anche sui bordi e lo rialziamo. Ci vediamo tra 2 minuti. Allora, più o meno abbiamo finito. Lo faccio vedere da vicino così, ok? È venuta liscia e con un bordino. Poi più o meno alto in base a quanti biscotti avete fatto. Io ne ho usato 250 grammi, voi ne potete mettere pure di più, fate pure 300, non è un problema. Mo questa se la danno un quarto d'ora, 20 minuti o in frigo o in freezer, a seconda di dove c'è spazio innanzitutto e del tempo che ci avete a disposizione.
Quindi oh, questa la mettiamo in frigo così si rassoda, si indurisce un attimo e noi andiamo a fare questa, se vi devo trovare un attimino. Allora, rieccoci qui. Detto questo, cominciamo con le uova, quello intero e quello solo rosso, lo mettiamo dentro una ciotola più capiente, passate al vostro assistente le cose e poi ci mettiamo lo zucchero a velo, quello rubato dal Panettoro d'estate d'inverno. Prego, assistente. Ci mettiamo tutto, una bustina intera, so 30 grammi, 30 ricchi grammi, se tante volte voleste. E con la bustina cominciamo a sbattere il tutto, non come faccio io perché non sono capace, già ve lo dico, già lo vedete, lo sapete, ormai se mi conoscete un minimo, io e la manualità in cucina sono due cose completamente opposte. Quindi, cerco di sbattere come se stessi a fare una frittatina, ma riesce un po' a me. Comunque, vai, frustiamo, se vediamo tra un po'. Eccoci, più o meno, dai, ci siamo, vedete? Ora la frusta la diamo, la frusta a mano, la passiamo all'assistente. Se non avete l'assistente, munitevi di un assistente. Adesso qua dentro ci andiamo a mettere formaggio. Mi hanno dato la spatola dicendo che mi avrebbe aiutato. Io non sono molto. Ecco, venuto giù. Un po' sbatti qua, un po' sbatti là, un po' Faccio un cono di panna, volete? Oh, mascarpao, meravigliao. E forse c'è da solo. Ecco, ci siamo riusciti, raga, fermi tutti, oh. E passa all'assistenza. Mo, ci mettiamo anche altro burro. Questi sono circa 80-90 grammi di burro. Praticamente con panetta 125 ce fate tutte e due. Ecco qua. Mo. Un attimo che qua zozzo un po' di cose così lei sarà contenta. Io zozzo lei è contentissima. E adesso finiamo di zozzare tutto, pur palette, cose, te. Un bel macello perché sennò non siamo contenti. Noi passiamo tutto a lei. Finiamo, dicono dalla regia se avete sentito, usa anche il dito. A me fa schifo toccare cose con le mani. Capite perché io alla cucina non andavo d'accordo. Poi ecco, poi sposti da una parte e va da un'altra, allora lo levi dal dito, ma ritorna su questo, allora ricominciamo col dito e poi no, sì, dicono leccarlo, chissà che ci ho fatto con sto dito. Allora, questo lo passa da lei, poi lei mi passa qualcosa per dito, tac, fatto. Adesso qua ci devo mettere la panna pure, eccola, tac, e ultimo ma non ultimo il limone, che uno serve a levare il sapore dell'uovo. Due, ce l'ha un po' di sapore extra. Mo, se attacco il filo dicono che funziona meglio, innanzitutto. Questo è già un passo avanti. Ecco qua, funzioni? La voglia? Non mai con il giorno mi detto, schizzato tutto sul muro qua. Vado, Erika. Pronti? A uno. Aiuto! Con calma. Un attimo. Deve tenere questo è fisso giù. Giusto. Fai andare giù. Ok, ci sto. Ecco. Vado, riprovo. Non muovere. Ok. Se state sporcando, state facendo giusto. Ok. Abbiamo passato il primo pezzo che era quello più drammatico. Vabbè, se vediamo dopo, finisco de far macello qua. A dopo. Eccoci, come potete vedere la situazione è migliorata, non più dell'altro tavolo, anzi quello è peggiorato, però qua spengo prima di fare altri danni. Allora, vedete? È morbida, ma non è più liquida, è diventata abbastanza cremosa la faccenda. Ah, ve lo dico, il limone di prima, vi ho detto quant'era, era un limone intero, il succo. Mo, sgancio questa un attimo perché sennò rimango con sto coso in mano e continuiamo con l'assemblaggio del resto. Ok, eccoci qua. Come potete vedere è diventata un po' più lucida, anche se è indurita un pochetto, stando in frigo. Abbiamo ristretta, anzi la ristretta Eli, per le dimensioni della fry. Sapete che è piccola, di quelle piccolette. Purtroppo rotonda lo stampino non avevamo trovato e siete adattati con quello che c'avevamo. Quindi, cucina d'emergenza. Allora, uno bravo lo prenderebbe e lo verserebbe dentro. Se non volete vedere per terra con Giorgino che se lo magna, ma io che faccio con questo? E manca detto che ci riesco.
senza creare troppi problemi. Comunque è abbastanza sufficientemente cremosa. Sicuramente avanzerà, perché con questo stampino così piccolo ci avanzerà, ci faremo un budino, ci faremo un tiramisù, non lo so, qualcosa ci fanno. Ok, io direi che già andiamo bene, siamo arrivati al bordo, chiedo conferma, aiutante, ci conferma che siamo arrivati? Dicono di sì. Quindi questa, ci famo un'altra cheesecake da un'altra parte. Quindi, detto questo, andiamo a vedere un attimino la fry. Ecco qua, vedete? Questa è rotonda, questa è rettangolare, c'era un problema, infatti. Eccoci, il problema è stato risolto. Tac. Vedete? È entrato dentro. Adesso, spostiamoci alla fry. Cheesecake, fry, chiudo. Allora, noi adesso stiamo a fare proprio le prove. Quindi da 180 scendiamo a 160 gradi per 20 minuti e vedremo che succede, perché dentro al forno dovrebbe stare di più. Però stando qui e ventilato proviamo, per 20 minuti vediamo che succede. A tra 20 minuti. Eccoci. 3, 2, 1. Auguri! Vediamo che è successo. A bolle. Allora, che dire? L'abbiamo tenuta una mezz'oretta invece di 20 minuti. E non lo so. Ve saprò dire tra un po' quando mo la lasceremo raffreddare. E poi si rivedremo. Perché adesso boh, però ricordiamoci sempre che stiamo a fare esperimenti e tentativi, quello che esce non lo so, boh, dopo vediamo, bella per tutti e tra poco. Allora, eccoci qua, abbiamo fatta riffreddare un attimino, la tiriamo fuori dalla sua formina un po' sformata, useremo le mani per farvi capire quanto è dura, ecco, guardate. Bravissimo. Grazie. Un po' se siamo fatti aiutare lo confessiamo, però la maggior parte è roba mia, quindi... È vero. Adesso ci proviamo, eh. Coltello e forchetta. Vi posso dire che all'inizio mi ero un attimo spaventato perché è uscita da lì un po' troppo soffice. In realtà, messa in frigo, hai sentito? Tac. Come ha attaccato? Allora, facciamo così, così vi posso far vedere un po' tutto. Andiamo ad analizzare la faccenda qua. Qua dovreste vedere sia la parte, insomma, del formaggio, ecco, e del biscotto. Vedete quanto è alta? Io ci provo, La regista, salga. Vado, vediamo un po'. Mi piace. Forse una puntina troppo di aspro del limone, quindi metteteli magari in mezzo, fate le prove. Era una prova. Le misure, io sono andato un po' a occhio, nel senso che avevo le misure per quella normale. Qui era tutto ridotto e forse, come hai visto, il formaggio... Allora, una cosa posso parlare, l'aiutante qua. Venga. Io non ho aiutato niente. Signora regista. Lui tutte le misure, tutte quante ha fatto da solo. Avevamo il biscottino, che a qualcuno non piace. È vero. Soltanto la parte formaggiosa. Come sentirai, magari un po' agrognola, un po' asprina. Però. È vero, è un po' agra, però è buona. Lei giustamente, non mangiando il biscotto, non la cosa, non l'equilibria. Però. Io mangiando il biscotto, vedi la regà. Però vi posso assicurare, mettete un po' in meno di limoni, il resto è meraviglioso. Ciao Giorgio. Bravo Alessandrino. Vieni qua. Allora, ecco l'aiutante. Questo è il mio aiutante segreto, mio piccolo patatino. Ciao patatino. No. Allora, che dire? Nella fry si può fare pure questo. Certo,
Forse nel forno è meglio, è più pratico. Sì. Perché la fra... nella fry praticamente c'è stata mezz'ora abbondante, poi un frigorifero. Guarda, guarda amici di me. Saluta, ciao patate. Ciao Gesù. Allora, dicevamo, se può fa, perché se può fa. Quindi, in assenza di un forno, è una valida alternativa. Dovrei, se mi chiedete, ma la rifaresti nella fry o preferisci il forno? Credo che probabilmente preferirei il forno, perché tanto a tempi stiamo alla metà di un forno, perché il forno ci sta circa un'oretta e qualcosa. Qua con mezz'ora, però, non lo so, è da valuta bene. A me è piaciuta, piace. Cioè, poi come potete vedere, ecco, la tengo in mano, quindi non è floscia. È bella, il biscotto è bello potente, è bello importante, perché è venuto bello grossino. Forse un po' troppo aspro, però ecco, quello è un problema che si risolve facilmente. Detto questo, raga, che vi devo dire? Se ci sono riuscito io, e davvero ci potete riuscire pure voi. Seguite più o meno le dosi, lasciate un like, condividete i video, se un commento che dice che ne pensate. Come vedete, finalmente abbiamo concluso la nostra, il nostro ciclo di cheesecake. L'abbiamo fatto in tutti i modi, pure col biscotto. Detto questo, da oggi è tutto per noi. Bella per tutti. Alla prossima. Ciao.